ben ritrovati all'appuntamento con la voce del Consiglio Provinciale. È stato il canto degli italiani, più noto come Inno di Mameli, ad aprire martedì 22 marzo la seduta solenne nell'Aula del Senato, ricostruita a Palazzo Madama in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Ospiti d'onore sono stati ex presidenti della Giunta e del Consiglio Provinciale, i membri della Consulta degli ex consiglieri, una rappresentanza di sindaci della provincia, Antonino Mameli, scrittore, musicista e sceneggiatore, discendente dallo stesso avo di Goffredo Mameli, Ercole Mondelli, partigiano torinese che il 17 marzo ha festeggiato il 91esimo compleanno insieme ai 150 anni dell'Unità d'Italia. La seduta si è aperta con l'intervento del Presidente del Consiglio, Sergio Bisacca. Sono poi intervenuti il Presidente della Provincia, Antonio Saitta, l'Assessore Provinciale alla Cultura e al Turismo, Ugo Perone, i Vicepresidenti del Consiglio Provinciale, Giuseppe Cerchio e Giancarlo Vacca Cavalot. In occasione del 150esimo dell'Unità d'Italia abbiamo voluto organizzare qui a Palazzo Madama un Consiglio Provinciale solenne, ritenendo che il valore delle assemblee elettive sia un valore costituente del nostro percorso di questa storia, storia contrastata ma anche piena di grandi valori. L'abbiamo voluto in questa sede invitare i sindaci di 52 comuni degli itinerari che hanno valorizzato in questo periodo l'iniziativa della provincia per il 150esimo, in rappresentanza di tutti i 315 comuni, perché riteniamo importante quel che è avvenuto in questi giorni. In fondo si è molto dibattuto se la festa c'era o se non la festa non c'era. La festa l'hanno decisa gli italiani. Abbiamo visto le piazze piene, abbiamo visto la grande città piena, ma soprattutto abbiamo visto iniziative in tutti i piccoli comuni. In una storia contrastata gli italiani non hanno avuto paura di dichiarare il proprio orgoglio di essere italiani e di valorizzare la propria storia. In chiusura della seduta l'orchestra Ensemble Giovanile Viennei ha suonato l'inno realizzato appositamente per i 2011 itinerari. La voce del Consiglio si congeda momentaneamente dai telespettatori in coincidenza con l'inizio della campagna elettorale amministrativa.